Sono le 8 in punto, è il momento di lasciare la nostra amatissima camera. A quanto pare ho lasciato la videocamera accesa e non l'ho caricata stanotte. Con quest'ultimo saluto alla nostra meravigliosa camera, che io ti dico, io mi sono trovato bene fra il materasso comodo, i cuscini molto morbidi e le onde del mare, io ho dormito benissimo sta settimana. Ma Concordo, ma io dormirei anche per terra, tu quindi sei non un caso. faccio Tu testo. dormi anche sui sassi e l'abbiamo già curata la cosa. Però il balcone ha una marcia in più. Però fa niente, siamo felici Ma quella è comunque. stata la fortuna di averla Perché vinta. 6 anni fa abbiamo vinto la camera con il balcone ed è stato meraviglioso. Si vedeva il mare proprio. E anche i gabbiani. Eh sì. Per questa nostra ultima colazione vorrei mangiare qualcosa di diverso che non abbiamo mai mangiato gli altri giorni. Però in realtà abbiamo Cosa? provato, esatto, abbiamo provato tutto di tutto. A parte la Macedonia, ho preso la quiche e l'hash brown di patate. Non so se tu l'hai mai provato, ma è strabuono. Ed è appena fatto. Mentre la quiche è una frittatina con cipollotto, anche lì patate, credo. Buona, molto buona. Inizierò io. Cosa che dicevi? Non ho ancora detto l'ultima parola. Chiuso. Come se la mena quando vince una sola partita, però. Una, ho vinto anche ieri sera in stanza, quindi siamo 2 su 3. Quella di ieri non conta. Eh certo. Eravamo nel letto. Vai, scegli tu quale vuoi buttare. Ma se fai così è perché hai in mano un altro jolly e vuoi trollare. O comunque una carta che attacca, quindi non starò il tuo gioco. Dai, scegli tu. Non è che è stata difficile scegliere come metterla, finivo incartato con due carte. Siamo incartati in una situazione infinita in cui nessuno riesce a finire. Stai per vincere? Mi stai prendendo in giro? Ecco, ti pareva. E non vincevi comunque. Sì, guarda. Ormai è troppo tardi. Dobbiamo aspettare all'incirca fino all'una per poter uscire perché tutti quanti escono all'incirca adesso, vanno per piani. Solo che noi avendo l'autobus usciamo proprio l'ultimo, ultimo, ultimo. Il che in realtà non è neanche male, così non dobbiamo litigare con la gente per uscire, a parte i bambini che piangono adesso, ora li meno. L'abbiamo già detto che secondo noi questi libri sono quelli che vengono dimenticati qui dai passeggeri e quindi hanno fatto questa vetrinetta così ognuno li può prendere se Ma si cosa dovrebbe annoia. pensare? Forse il libro che abbiamo lanciato noi? Dal fatto che non hanno tipo l'etichetta come in biblioteca, quindi non devi dire a nessuno se lo prendi, non devi dirlo a nessuno se te lo inculi. Salutiamo per l'ultima volta il nostro amico della pizza. Vediamo se mi ha fatto una marinara oggi. Sì, c'è la marinara. Lo voglio bene. De, non c'è niente da fare. La marinara è la migliore. Mi mancherà il nostro amico della pizza. Sono infilato e te l'ho presa. Amo, invece ho mangiato la tua fucuccina. Ma lì c'è un piatto totalmente vuoto, abbandonato da qualcuno. No, sono i ragazzi, sono andati a prendersi da bere. Ma io voglio le loro polpette. Mangia il hot dog, ti ho messo anche la sera per poco poco di ketchup. Questa passione è nata per gli hot dog ormai, da questa crociera. Alla fine sono riuscito a prenderla la frittellina. Scotta però. È arrivata la nostra guida, è il momento di scendere dalla nave. No, non voglio scendere. Thank you. Ed eccoci qua, l'ultima discesa.
quella da dove siamo entrati. Io mi sono un po' ripreso dopo l'altro giorno. La palestra mi ha distrutto. Esagerato. E via, rinnovo il posto col tavolino e si torna a casa. Mi hai rubato il posto, partita. Io ero qua. Proprio appena arrivato mi hanno consegnato un pacco. Buon compleanno! Grazie! Prendilo che non ci arrivo. Spoiler! Non è spoiler, è solo la scatola. Yeah. Che figo, grazie. Sta per piovere. Ti amo, bacio. Buone vacanze. Entra subito che sta per piovere, amo. Ciao. Ciao. Grazie per questa vacanza, alla prossima.